Due giorni di Open Day, come sta andando? Sta andando bene. Ieri, devo dire la verità, eravamo un po' scoraggiati perché insomma il tempo non è stato clemente. Invece i genitori sono venuti, hanno potuto vedere la struttura, ma anche tutti i laboratori, che è la cosa che a noi diciamo ci interessa di più, e come si fa scuola in questa, nella scuola media Pirandello. Ecco, oltre all'aspetto didattico, che lei naturalmente ha già illustrato ampiamente, ecco, la domanda ricorrente è sulle strutture scolastiche. Sappiamo che questo istituto ha due plessi che sono chiusi e che comunque insomma necessitano di un progetto per poter essere rimesse alla fruizione poi degli studenti. Sì, sono i plessi di scuola primaria, diciamo, con la secondaria non hanno niente a che fare. Sì, noi abbiamo iniziato sabato già un primo trasloco, addirittura le aule, alcune aule sono già state approntate. E, non lo so, arrivano notizie un po' discordanti sul fatto che da oggi la struttura doveva essere completamente libera. Però noi abbiamo preso una decisione, mi dispiace, non è una minaccia, non è proprio una necessità, assolutamente. I genitori non possono continuare a fare questa vita e i nostri bambini non possono continuare a questa vita. Noi lunedì dobbiamo avere i bambini là, quindi io adesso vedrò, mi metterò in contatto con chi di dovere. Noi mercoledì penso che faremo il trasloco definitivo e appronteremo la scuola. Quindi entro lunedì lei pensa di poter riattivare quindi il turno di mattina? Attualmente ancora i bambini stanno venendo a scuola di pomeriggio? Ma è assolutamente necessario che da lunedì i bambini siano in quella struttura. Nel caso in cui ci siano degli impedimenti vedremo, certo questa volta noi non siamo più disposti ad aspettare, mi dispiace, ma il tempo, problematiche, io ne tengo conto, sono assolutamente rispettosa di queste problematiche, però sono passati 90 giorni, 90 giorni sono davvero, davvero, davvero troppi. Io lunedì voglio vedere i miei bambini che fanno scuola di mattina.